Una monetina, una piccola, inutile moneta da 100 lire, oramai senza valore. Eppure fu proprio una moneta come questa, 35 anni fa, ad eliminare il Bologna, rotolando dalla parte sbagliata. Avversario di allora, lo stesso di oggi, l'Anderlecht, lo squadrone belga, ora nobile decaduta, con l'albo d'oro un po' impolverato. Certo, anche il Bologna non se la sta passando benissimo in questo scorcio di stagione, soprattutto sono tanti giocatori che tra squalifiche e infortuni non potranno essere presenti a Bruxelles. Ma la Coppa è sempre una storia a parte, ci si gioca tutto in 180 minuti, i primi 90 in questo caso sul terreno avversario. E la monetina, come simbolo storico della sfida tra Bologna e Anderlecht, ci accompagnerà nel nostro viaggio in Belgio. Da quale parte rotolerà stavolta? Attrezzati con sciarpa e macchina fotografica per questa trasferta? Sempre, perché sempre Bologna è una fede, sempre Forza Bologna. Ah, lo seguite sempre, anche in Europa? Sempre. Questa volta? Noi siamo andati a Marsiglia. Questa volta come andrà? Penso che vada meglio che con la monetina. Siamo con una giovane tifosa rossoblù, prima trasferta, ne hai fatte altre? Ne ho fatte altre... 8 anni fa a Lisbona. Eri piccolissima proprio. Sì. Questa volta come andrà secondo te? Si vince sicuro. Rete di? Signori. Senti, qual è il giocatore che ti affascina di più, che ti piace? Binotto, tantissimo, peccato che non ci sia. Adesso ho avuto sfortuna. Bisognerà aspettare qualche mese, poi lo rivedremo in campo. Bene. Siamo con Sergio Buso, quali sono le maggiori difficoltà della partita di domani? Ma sono molteplici, sono inerenti soprattutto alla forza dell'avversario, che è una squadra ricca di elementi di valore, ricca di qualità sia tecniche che fisiche che tattiche, e poi anche al nostro momento di contingenza dovuto a squalifiche e defezioni varie. Il mio compito primario domani sarà quello di cercare di limitare il loro centrocampista più offensivo, ecco. Poi se ci sarà spazio, se ci sarà l'occasione, mi proporrò in attacco per cercare di combinare qualcosa di buono, ecco, non della confusione, ma qualcosa di buono.
È arrivato il giorno della partita, qui ci troviamo nella Grand Place, il cuore di Bruxelles, alle mie spalle c'è la sede del municipio e qui cominciano a confluire i tifosi rosso-blu arrivati in mattinata, particolarmente caldi. Stasera io non sono molto ottimista, sono un po' pessimista perché la squadra è quella che è, ne mancano 7 e poi l'allenatore insomma non è che mi dia una grossa fiducia, insomma io lo devo dire, insomma, perché poi da tifoso io che ho fatto tutte le trasferte oramai. Posso definirla un tifoso cornuto? Sì, abbastanza, si vede anche dal cappello. Comunque in trasferta qui non è la prima che fai sicuramente. No, eravamo anche in Russia, l'anno scorso l'abbiamo fatta quasi tutta, a parte Lisbona, speriamo di continuare. L'anno scorso si è arrivati in semifinale, quest'anno bisogna arrivare fino in fondo. O è più dura? Quest'anno mi sa che sarà un pochino più dura. Finisce 2-1 Anderlecht Bologna, un buon risultato per il rosso-blu di Buso, soprattutto considerato come è andato il match. Il Bologna ha subito 2 reti nel primo tempo ad opera del gigante Kohler, l'attaccante avversario di 2 metri, assolutamente incontenibile per la difesa del Bologna. Per 2 volte il reparto arretrato rosso-blu si è fatto sorprendere. Bologna è sfortunato nell'occasione di un palo pieno colpito da Signori su punizione, ripresa completamente di marca belga, assoluta padrona di campo l'Anderlecht, che avrebbe potuto addirittura segnare altri gol grazie ad alcune clamorose occasioni. Ma nel calcio si sa, chi sbaglia troppo spesso paga, e al 90° è arrivato il bellissimo gol di Signori che cambia completamente la situazione in vista della partita di ritorno. Beppe, hai detto uno dei più bei gol che ho fatto, forse anche uno dei più pesanti. Beh sì, per come si era messa la partita sì. 2-0 era comunque duro da recuperare, il 2-1 ci dà morale e ci dà fiducia per il ritorno, importante anche perché è venuto allo scadere, quindi senza possibilità che loro potessero fare il terzo. Ecco. Nel secondo tempo abbiamo subito troppo, abbiamo rischiato troppo, e poi ci è andata bene con il gol che, ripeto, ci dà morale e ci fa ben sperare per il